Play Team e Auto Orlando sono gli autentici dominatori del weekend brianzolo nel GT Open. Il penultimo round di Monza si è rivelato ancora una volta vincente per il Gran Turismo della serie internazionale. Sorpassi, picchiate, testa a coda e colpi di scena si sono alternati a rotazione sui velocissimi rettifili dell'autodromo nazionale. Uno spettacolo che ha letteralmente incollato i 52.000 spettatori seduti sulle tribune di Monza. Entriamo nel vivo del fine settimana lombardo. In gara 1 il poleman Montermini arriva lungo alla prima variante, così il compagno rivale Busnelli sale al comando e dà vita ad uno stint eccezionale, consegnando la Ferrari blu in testa al Fido Massironi nella sosta per il cambio pilota. Nel frattempo Livio, che ha dato il cambio a Pasini, si riappropria della piazza d'onore, mentre la vettura di Montermini Maceratesi viene passata anche da Bobby e Gianmaria, autori di una bella rimonta. Vince comunque la coppia Busnelli-Massironi, raggiunta sul podio da Pasini Livio e Bonetti Bobby. Poi Roda Gianmaria, Montermini Maceratesi e la prima delle non Ferrari, la SR21 di Gutierrez Zapata, precedono nell'ordine sotto la bandiera a scacchi gli equipaggi Lietzka Matias e Peter Frezza. In assenza di Mulem, licenziato dopo i fattacci di Brancaccia, il giovanissimo driver milanese ha cambiato partner, risultando comunque subito competitivo come con Bobby. Seguono Frigerio Gattuso e Del Castello Belicchi, che sbarcano subito nella top 10 alla loro prima gara assieme sulla nuova Porsche appena acquistata da Racing Box. Battaglie senza esclusione di colpi nella GTS, dove la gialla Viper della scuderia La Torre, pilotata dalla coppia Romagnoli-Marchetti, la spunta sugli agguerritissimi Alfieri Racing Box. Pellizzato Moncada su Viper e Jerry Scioci su Lamborghini Gallardo chiudono a podio anche la prima delle due corse del weekend brianzolo. Ma se per i due romani, Jerry Scioci, è ormai routine fare la doccia di champagne a fine gara, la sorpresa proviene invece dalla giovane coppia della squadra novarese, composta appunto da Pellizzato e Moncada. Il primo, splendido protagonista nelle GTS, ha confermato le sue doti anche nella più dura serie europea, mentre il secondo, in luce Giado Schesleben, ha trovato subito feeling e affiatamento col Veneto, adeguandosi senza problemi al suo passo. Bene anche Romanini Lancieri, quarti all'arrivo davanti a Bonaldi Gabbiani e Severin Matzke. In gara 2 la Porsche 997 della coppia Lietzka Matias ha un altro passo rispetto alla concorrenza. Netto quindi il dominio dell'equipaggio di Auto Orlando, che chiude con oltre 8 secondi di vantaggio davanti ai boys Play Team Montermini Maceratesi e agli spagnoli del San Reed Zapata Gutierrez, che chiudono la zona podio in sella alla loro SR21. Niente coppa e champagne, ma tanta gloria e punti per la nuova coppia Frezza Peter. Bravi a conquistare la quarta piazza davanti ai compagni rivali Bobby Bonetti e Gianmaria Roda. In GTB, meritata vittoria di Alessandro Nannini in coppia con Gianni Giudici. Nella GTS, invece, giornata da dimenticare per Racing Box. Sfortunata protagonista con gli equipaggi Jerry Scioci e Moncada Pellizzato. Così la vittoria di classe questa volta è per l'Aston Martin del Villois Racing di Petrini Wieser, davanti alla Viper di Romagnoli Larini, che sale al comando dell'assoluta, e alla seconda Aston Martin di Lancieri, in coppia con l'esultante Diego Romanini.